un modo fortemente simbolico per rinsaldare ancor di più il rapporto di interrelazione già esistente tra la scuola, ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza e il tessuto sociale della città di L'Aquila. Così il generale di brigata Michele Carbone, comandante dell'istituto di formazione che ad oggi conta 1.474 iscritti divisi in 4 corsi, ha motivato la scelta di far svolgere per l'anno 2015 la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica degli allievi marescialli nel maestoso scenario insieme naturale ed architettonico del prato antistante la Basilica di Collemaggio. A cominciare in maniera effettiva il loro percorso nei ranghi del Corpo delle Fiamme Gialle sono stati 445 tra ragazzi e ragazze iscritti all'86esimo corso della scuola. Scendendo nel dettaglio, il corso, articolato come consuetudine in 3 anni accademici suddivisi in un biennio di formazione e un terzo anno di qualificazione operativa, è denominato Berane II, dal nome di una località del Montenegro in cui il 17 luglio del 1941 la popolazione insorta attaccò il locale di staccamento del 6 battaglione mobilitato, uccidendo 15 dei 22 finanzieri che vi erano di stanza. Tornando alla cerimonia, se emozione si respirava sul prato, dove dopo l'ingresso dei labari delle associazioni combattentistiche ed armi, dei gonfaloni delle istituzioni e della bandiera della scuola, gli allievi hanno giurato fedeltà, questa emozione era ancora più palpabile tutt'intorno, dove oltre alle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, composte in tribuna d'onore, hanno trovato posto più di 5.000 persone, tra familiari e amici degli allievi che si sono assiepati in ogni ordine di posto. Tutti hanno assistito alla cerimonia con il cuore gonfio di orgoglio in attesa del fatidico grido "Lo giuro" che, levatosi in maniera ferma e compatta dallo schieramento in armi, ha suggellato e chiuso la mattinata in maniera perfetta. Corso Berane II. Lo giurate voi?